sono più le donne o più gli uomini a subire violenza? Le donne oggi. Perché? È perché sono il sesso debole, non sanno difendersi. 2 giorni fa sulle Iene, sì, di una ragazza che è stata violentata e nel paese è stata vista come la puttana. Solo perché lei aveva, non so, magari con un vestitino un po' troppo corto, le aveva... Perché se la donna subisce violenza non denuncia l'uomo? Spesso non denuncia l'uomo. Perché? Spesso non denuncia l'uomo perché appunto è, c'è questa cosa del preconcetto che molto spesso, a me è capitato per esempio di subire delle violenze e di non denunciarle, perché la prima cosa che ti viene chiesta è se sei stata tu a causarla, se per primo sei tu come elemento femminile a creare quella condizione per cui l'altro ti porti una violenza, se parliamo di violenze sessuali per esempio. Maschilismo, poco rispetto dell'essere umano in sé. E secondo lei come si può prevenire questa cosa? Secondo me dovrebbe fare un buon lavoro la madre, comunque l'ambiente familiare. Adesso l'educazione è anche in passato sempre stata fatta dalle donne verso i figli, quindi è anche la figura femminile che cresce il figlio maschio. E magari questo figlio maschio vede la superiorità della donna tramite l'insegnamento e quindi quando cresce può portare una specie di odio che c'è dentro di sé, che non inconsciamente prova, e dopo gli si ripercuote magari quando ha la fidanzata che cerca di imporsi su di lui, risponde con le mani per questo odio che prova inconsciamente. Quindi secondo te ha più potere l'uomo nella relazione? Fisico, potere fisico, non mentale e non sentimentale, è per questo che picchia secondo me, perché non riesce a gestire in altro modo la situazione o la perdita di una donna. Ci sono molte madri che picchiano i figli, capito? Perché comunque io mi approfitto della persona più debole che ho e quindi di conseguenza se io picchio mio figlio io lo educo a far questo. Picchio non nel senso quando si merita magari qualche schiaffo, sì, però picchio nel senso picchio. In modo più esagerato. Io in questo modo educo inconsciamente mio figlio a fare questo nei confronti di un'altra persona. Cioè alla fine è difficile andare a indagare nella psicologia di una persona. Penso, banalmente, magari che sia per affermare il proprio potere, per affermare le proprie idee, comunque c'è sotto sicuramente un fondo di pensieri di superiorità verso delle donne, verso il sesso femminile. Una donna è capace di fare del male, però credo che la donna lo sappia fare in altri modi, cioè lo sa fare più con l'astuzia, oppure non so, ti dico magari con i tradimenti, oppure con l'invidia, però non fisicamente quanto l'uomo. Forse le donne non lo vogliono, si perderebbe anche quel un po' di romanticismo che magari la donna è gradita. A me una donna che mi apre lo sportello, che mi regala una rosa, io non l'ho mai visto. Se c'è la parità potrebbe farlo anche lei. Il conto al ristorante, una sera che porto fuori una ragazza, potrebbe pagarlo lei. Qual è il nesso tra il romanticismo e la violenza? Beh, non è che ci sia un nesso, parlavamo di parità, non parlavamo di violenza. E comunque la violenza non è solo quella fisica, ma anche quella psicologica, cosa su cui la donna non consuma energie, mentre l'uomo, creando il suo stress, la violenza psicologica. Non ho capito, cioè gli uomini subiscono violenza psicologica? Le donne, che in termini provocatori ce l'hanno nel DNA, secondo me. E l'uomo, nella sua sovrastruttura mentale molto più semplice, spesso e volentieri reagisce utilizzando gli strumenti che ha, che è la superiorità fisica. Secondo me la donna nasce per amare, quindi molto
facilmente dà tanto amore, di conseguenza non sa, non sa difendersi. Secondo me la donna è vittima dell'amore che riesce a dare e l'uomo ne approfitta. In realtà io mi chiamo Alma, però ho assunto il nome Adelina dopo la mia rivelazione al racket. Allora, un giorno mentre camminavo io nel mio paese natale, che sarebbe l'Albania, mentre camminavo sulla strada vengo avvicinata da una macchina. Loro mi prendono con la forza, mi incaricano in questa macchina e mi portano in un bunker sotterraneo. Io ero come mia madre mi aveva fatto, ho mai avuto dei rapporti sessuali, diciamo. Dopo avermi violentato di gruppo, loro mi prendono, dopo una decina di giorni mi prendono e mi vendono a un'altra banda. Dopo essersi sfogato anche loro con il mio corpo, mi vendono a un'altra banda ancora, poi dopodiché mi portano in Italia con il gomone. Giunta in Italia, sono finita sulle strade italiane, ho subito torture di tutti i tipi, insomma. E sinceramente, poi, anzi, per di più, i miei familiari poi, che io comunque li perdono, li ho perdonati, perché comunque sono sempre le persone che mi hanno messo al mondo, al di là dei loro sbagli, diciamo, no? Perché magari... cioè loro invece magari di preoccuparsi, ma che fine ha fatto mia figlia, no? Per dire, poi hanno saputo che stavo sulle strade in Italia e hanno preferito comunque di cancellarmi come figlia. Gli uomini che hanno molte donne sono ammirati, mentre le donne che hanno molti uomini sono disprezzate. Perché? La società di oggi non permette a un libero, diciamo, un rapporto libero tra le persone. Sì, una donna viene giudicata male se ha molti compagni perché si pensa che sia un poco di buono, mentre un uomo viene considerato un figo, ma secondo me invece è la stessa cosa. Io penso che una persona si magari cambia molti compagni o compagne, ma è una persona con la testa sulle spalle, lo fa solamente perché ancora non ha trovato la persona giusta con cui passare, diciamo, la vita. Se una donna decide di avere tanti rapporti sessuali perché si diverte, che lo faccio, cioè io chi sono per giudicarla? Se io invece preferisco, ad esempio, tenere la virginità fino al matrimonio, che lo faccio, cioè è una cosa libera, non... dietro non c'è nessuna legge, non c'è nessuno che te lo impone, forse la religione che lo impone. No, secondo me se te a 50-60 anni sei ogni venerdì sera allo chalet di ubriachi ogni fine settimana, vai con quello, vai con quell'altro, perché ce ne sono, ma ce ne sono tanti, ce ne sono. È molto più triste per me vederlo, perché comunque sia io vedo quella persona, non la vedo come una mia coetanea, ma la vedo tipo la socia mia madre. Cioè se lo fa una ragazzina ci può anche stare, alla fine la vita è una, è quello che vuoi, solo che cioè, nel senso se lo fa una donna grande che potrebbe avere famiglia, nipoti e già è qualcosa di più... Secondo me una ragazza di questa età che va a cercare solo quello, che secondo me è una cosa preziosa anche la verginità di una persona, soprattutto di una ragazza, secondo me è una cosa sprecata, che dopo voi ragazzi siete contenti, oddio sì, quella lì è una che ti ci viene subito, ok, ma secondo me è un ragionamento proprio da stupidi, perché una ragazza che si lasci così andare e poi magari si pente in futuro di non aver, di non averci tenuto abbastanza questa cosa, che secondo me è molto importante. Cioè non per forza una di 50 anni che va venerdì allo chalet e si ubriaca vuol dire che da giovane non ha fatto niente. O così, cioè se si vuole divertire cos'è, te chi sei per impedire una persona? Sì, però c'è un'età per tutti. No, non c'è un'età, no, perché il divertimento va dai 5 anni fino a finché viva. Se tu adesso comunque appoggi il fatto che uno vuole andare con questo ci va, vuole andare con quell'altro ci va, perché non c'è niente di male, meglio farlo adesso che domani. Però una tua ipotetica figlia che c'ha l'età nostra, vabbè, se tu rimani coerente con il tuo pensiero, all'età nostra potrebbe andare con chi vuole, perché meglio farlo adesso che domani. Però il domani arrivi che sei tra virgolette uno straccio usato, cioè non sei più niente, non vale, cioè secondo me non vale più niente. Non lo stai dicendo che bisogna rimanere vergini al matrimonio, neanche io, dicendo che non la devi dare a tutti, cioè non è... Cioè se io ho baciato magari delle persone o altro, finché non ho trovato una persona con cui io so che poi, perdendo la mia verginità, non me ne pentirò soprattutto, allora farò quella scelta.
Per me invece comunque, secondo me, la verginità è un ideale che ci è stato improntato da quando siamo, diciamo, quando entriamo nell'adolescenza, e secondo me, cioè, per questo qui diciamo che è una cosa importante. Per me non è una cosa importante. Perché da tipo 1000 anni che la donna che fa questo comportamento è vista in un modo, l'uomo che lo fa non è visto così. Non c'è una spiegazione precisa. Anche se una ragazza deve andare con un ragazzo che comunque è andato con cani, porci, eccetera, eccetera, penso non ci vada così tranquillamente. Anche perché si dà anche ai maschi un morso di figa, nel senso. Io questo credo che va con tante donne, perché una donna le dà le cose diverse, ci sono poche che può dare di tutto un uomo per essere contento, ecco, per farlo felice. Io gli dico un prezzo di 70 euro, no? Il prezzo è più basso, parte da 30 euro in su, no? Dipende del rapporto sessuale che uno poi vuole, e poi il prezzo man mano è. Loro dicono che è tanto, 70 euro. E dico io, ma se non faccio i soldi il mio sfruttatore mi picchia poi, no? Loro non fanno una piega. Loro sono il classico padre di famiglia della società, la società bene, se la vogliamo definire così. O il padre di famiglia, no? Che passa magari con i figli, accompagna i figli a scuola, dopo 5 minuti si ferma là. Li vedi pure con la fede nel dito. Quanto vuole? Dice 70 euro, ho detto io. Ah, va bene, dice, possiamo andare di là, dice, mi faceva segno verso il mare, no? Guardi, dobbiamo metterci prima d'accordo sul prezzo, ho detto io, no? Perché sennò poi mica mi allontano così, il mio sfruttatore mi picchia. Io gli ho detto, voglio 70 euro. Lui ha detto, ma ha detto, io sono esibizionista, mi piacerebbe che gli fa spogliarello di qua di là. Cioè, io mi devo spogliare nuda a portarmi con lui sulla spiaggia, per dirti, no? Così ho detto, senta, le ho detto, io... Per allontanarmi, stare tanto tempo con lei di là, ho detto di giustificare la mia assenza con il mio sfruttatore anche a livello di soldi, se no sono botte. Va bene, ha detto lui, ti do il triplo. Io sinceramente quando stavo sulle strade non avevo mai provato un'emozione, mai. Allora per dirla, non so se la posso dire, per dirla cruda proprio così, io non avevo mai provato cos'è un orgasmo sulle strade, mai. Tanto siamo tutti maggiorenni, io vi chiedo scusa per quello che sto per dire, però diciamo, no? L'erotismo io l'ho scoperto dopo che mi sono ribellata al racket. Le emozioni le ho scoperte allora. Prima io non lo sapevo proprio cos'erano. Ma te lo giuro, Dio me ne è testimone, veramente. Ed è uguale per tutte, tutt'oggi. Veramente, per me non... Perché a nessuna persona piace essere toccata da una persona che non vogliamo. Lì si fermavano magari... Che il Signore mi perdoni adesso. Uno che magari puzzava, l'altro che era tutto ubriaco, l'altro tutto sporco. Però purtroppo io avevo paura, dovevo fare la cifra da portare al mio sfruttatore, se no era una botta per me, no? Io se c'è una cosa che dico sempre quando passo davanti alle vetrine è che un giorno farò una rivoluzione per i manichini. Ecco, brava, per i manichini. Sono secche, cioè proprio indossano delle cose che io non potrei mai mettere, ecco. E le guardo così. Cioè anche loro vogliono il ragazzo col fisico altero. No, no. Sì. No? Per esempio io ho un ragazzo da 2 anni, all'inizio prendevo in giro perché è basso, dicevo, cioè, non mi piace perché è rano, dicevo, capito? E poi adesso 2 anni che ci sto. Cioè comunque poi la bellezza conta poco, se una persona è simpatica comunque ti attira mentalmente, la bellezza viene secondo piano. Cioè una persona simpatica poi diventa anche più bella, secondo me. Conto è guardare una persona e dire caspita però quanto è bello. Io però sono dell'opinione, cioè quella persona deve piacere a me, non deve piacere agli altri. Poi se piace anche agli altri, ok, meglio per lui, però deve piacere a me. Penso che la bellezza sia una cosa soggettiva, a prescindere sia degli uomini e delle donne. Dopo ovvio ogni persona ritiene bello uno stereotipo di donna piuttosto che un altro. Dipende. Ovviamente magari sì, ci sono ragazzi che guardano più l'aspetto fisico, ragazzi magari che guardano più la simpatia o il carattere di una ragazza. Ugualmente con le donne, penso. Thank you.
E in una relazione chi ha più potere, l'uomo o la donna? Allora, anche in famiglia, per esempio, se qualcuno è una sorella, i genitori, per esempio, se io devo tornare a casa a un certo orario, forse fanno tornare più tardi a me che a mia sorella, però non so perché, così, punto. Io sono proprio contro anche il matrimonio, queste cose qua così, perché cioè, secondo me le persone non hanno bisogno di sposarsi davanti a Dio, davanti al comune, cioè neanche proprio anche il matrimonio, per dire, in sé la celebrazione che ormai è diventata tutto uno spendi soldi, quell'altro, è solo una convenzione ormai, secondo me. Quelle relazioni che durano molto, comunque, cioè, mi prende un po' male perché vedo che l'amore non c'è più. Non si vogliono neanche bene, secondo me, alla fine, ma cioè. Dipende molto come l'uomo sa gestire la situazione, perché l'uomo sceglie e la donna, come posso dire, analizza la situazione e lei è la seconda che sceglie l'uomo. Quindi maggior parte dipende dall'uomo come gestisce la situazione. Se ovviamente una donna che trova un uomo giusto non lo lascia stare, no? Una cosa che rovina la coppia freschissima è il fatto stesso burocratico di cominciare a fare, cioè, queste cose del patrimonio, se ci si separa un domani, i soldi a chi vanno, la macchina a chi va, cioè sta roba già secondo me crea una spaccatura da subito, cioè non ci deve essere la divisione dei beni, perché se te domani mi lasci io sono senza niente, oh, che roba è. Le donne che si realizzano nel lavoro ci hanno poco successo nell'amore, penso. Io penso che l'uomo deve essere più realizzato, perché se la donna è troppo, cioè, troppo intelligente, quando sei troppo intelligente è difficile trovare un accordo con l'uomo, perché di solito il sangue dell'uomo è di essere il capo della famiglia, perché sono poche donne che si lasciano, come dire, non mi viene adesso, che prosegue l'uomo, no? Che sia lui un pochino prima, però nello stesso tempo uguali. Non mi viene da piangere quando parlo di me. Perché la speranza è vero che è l'ultimo a morire, no? Però a volte penso che io quando parlo di me, cioè di me, mi viene sempre da piangere, ma non perché mi emoziono quando parlo, della sofferenza che c'è, diciamo, no? E non lo so, io è vero che sono una ragazza guerriera che difendo i diritti umani, no? Ma mi ci vedo che aiuto altre persone, sì. Potrei benissimo crearmi una famiglia, magari, no? Ma in stato fantasma, come mi trovo io attualmente, mi viene difficile a vedermi proiettata a me stessa. Sì, a me mi piacerebbe crearmi una famiglia, però no, non è che ho paura di affrontarla, ci mancherebbe, è che proprio non ho le carte in tavola. In carte in tavola vuol dire, ma non che non sono all'altezza come donna, perché sono all'altezza. C'ho un permesso di soggiorno che c'è scritto XXX, anzi, mo ve la racconto, in esclusiva, non lo sa nessuno, guarda, siete i primi a saperlo. Io qualche anno fa mi innamorai di un ragazzo che a tutt'oggi amo, però lui sta per i fatti suoi e io sto per i fatti miei. Volevamo crearci una famiglia insieme, abbiamo provato a vivere un breve periodo insieme e lui addirittura mi voleva sposare, no? Lui faceva il carabiniere, sì, e il massimo io proprio, insomma, no? Quando sono andata presso la questura, perché lui ha detto, guarda, facciamo che dichiaro che convivi con me, siete i primi a quale ve lo sto dichiarando, proprio mai nessuno ve l'ho detto. Cioè, lui voleva dichiarare fare il foglio di convivenza, no? Momentaneo, fin quando non ci si poteva sposare. Mi è stato risposto, a livello istituzionale, tu non ti puoi neanche sposare, ha detto, perché nessun Stato dice se c'hai figli o non c'hai figli. Cioè lo Stato, a me, il nostro ministero italiano, mi ha messo nei guai. Nei guai non nel senso a livello
Però mi hai lasciato senza niente in status marziano perché non sono né apolide, né albanese, né greca, né italiana, né niente, no? Thank you.